Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Questa sera, dopo esserci occupati di politica, di economia, di commercio e quant'altro, chiudiamo la settimana occupandoci di sport. Di calcio, e quando si parla di calcio in questo momento, il personaggio in Abruzzo che va per la maggiore, non fosse altro per i risultati e quello che sta facendo la sua squadra, è il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera. Buonasera presidente. Buonasera a te. Bentornato. Ogni tanto è giusto che ti vengo pure a trovare. Ogni tanto ci rivediamo. Sì, sì. È un momento d'oro questo. È un momento bello perché ci troviamo in una posizione di classifica importante e speriamo di poterci resistere e stare fino alla fine. E siamo soprattutto alla vigilia di un turno di campionato che potrebbe riservare qualche sorpresa. Perché? Perché domani sera, mi sembra venerdì, sì, l'Ascoli gioca a Pisa in uno scontro diretto che per il Pisa vale tantissimo e per l'Ascoli ovviamente anche. E il Teramo invece ospita al Bonolis domenica pomeriggio alle 16 la SPAL, e potrebbe essere un turno di campionato dove potrebbe concretizzarsi un famoso sorpasso in testa alla classifica. Quello che lo guarda con preoccupazione. Quello che dice è giusto, però noi lo dobbiamo guardare, che dobbiamo pensare alla partita col Pisa, perché penso sia una partita con la SPAL difficile. E vede che lei pensa al Pisa, però. Ho visto la SPAL contro l'Ascoli e non mi ha fatto una cattiva impressione, anzi poteva sicuramente fare qualche gol in più. E noi dobbiamo pensare a quella partita, poi Pisa ed Ascoli che vedranno loro, quindi noi pensiamo a noi e cercheremo di vincere sul campo quella partita. Però come cambiano i tempi all'interno di uno stesso campionato? Solo un girone fa il Teramo doveva andare a giocare a Ferrara con la SPAL ed era un momentaccio, perché sì, venivate dalla sconfitta interna nel derby con l'Aquila. E la partita di Ferrara era vista come uno spauracchio. Ebbene, ma Ferrara, quel pareggio preso a Ferrara invece vi ha un po' dato un po' di carica. Sicuramente, ma anche lì la SPAL stava ai primi posti, quindi un campo pieno, una squadra ambiziosa costruita per vincere o cercare di vincere il campionato, quindi noi quella sera, perché giocammo di sera, quando io sono entrato in mezzo al campo e alcuni dei miei collaboratori mi hanno detto è una squadra importante, ma si vedeva anche dal pubblico, cioè si vedeva dall'ambiente, insomma, la SPAL, tu che sei interista come me ti ricordi quante volte l'Inter in quel periodo giocava con la SPAL, quindi è una società di Serie A che ha fatto anche la Serie A, quindi giocare in quel campo per noi era importante. Meritavamo il pareggio, meritavamo qualcosa in più del pareggio, alla fine uscì un bel pareggio e da lì poi piano piano cominciamo un attimino a ripartire, però passammo per la sconfitta di Pistoia. Poi sì, lei sa meglio di me che un grande allenatore, Giovanni Trapattoni, diceva i campionati si vincono a primavera, questo perché si entra nella fase decisiva del torneo. Ecco perché secondo me la prossima giornata è importante, perché se qualcuno si mette avanti in questo periodo dell'anno, in questa fase della stagione calcistica, e comincia a essere qualcosa di particolare. Ma se lo è a livello psicologico, perché stare avanti credo che sia pesante. A lei piace più fare la lepre o il cacciatore? In questo momento la lepre. Perché, e allora vuole mettersi davanti? Perché sicuramente a livello psicologico può essere che possiamo dare una spallata, perché per noi credo che queste due partite che andremo a fare domenica con la SPAL e poi a Reggio sono due partite molto molto
determinanti, perché le altre squadre hanno pure degli scontri abbastanza importanti, e se tu in queste due partite fai due risultati importantissimi, ti metti un attimino in una posizione dove, sai, stando molto vicini e poi disputando anche delle partite in casa in più che fuori casa, non dico che abbiamo dei vantaggi, perché qui dopo quello che la Reggiana va a perdere con la col proprio Piacenza, ti fa capire che non ci si capisce molto con questo. È un campionato aperto a qualsiasi tipo di risultato. E quindi lei sta facendo sognare una città intera e parte della provincia. Sicuramente non sta facendo sognare a Giulianova, però nel resto della provincia sta facendo sognare tutti i tifosi del Teramo, perché potrebbe essere un appuntamento con la storia questo. Del Teramo e anche altre persone che fanno il tifo per noi, perché siamo una società umile, una società che pensa innanzitutto a lavorare, una società corretta, e penso che alla fine tutte queste cose portano anche al successo. Noi ci siamo guadagnati dai tempi della promozione piano piano tutti questi valori. Oggi i nostri tifosi ci stimano tanto e li ringrazio tanto, perché si cominciano veramente ad avvicinare in tanti. Domenica all'Aquila veramente ho visto quasi tutti i distinti pieni dei nostri tifosi, che ci hanno veramente dato una mano, ci hanno sostenuto e hanno fatto una coreografia bellissima, molto bella, di bianco-rosso. Quindi stiamo crescendo, ma proprio non solo come società, ma come città e come provincia. Questa è la terza volta che il Teramo si ritrova a lottare per una promozione in B. La prima volta è successo nel campionato 74-75, e guarda caso è stato 40 anni fa, esattamente, quando il Teramo perse il campionato all'ultima giornata, anzi la penultima giornata. Una sconfitta a Novi Ligure costò la promozione in Serie B al Teramo di Fantini. Fu promosso quell'anno il Parma e il Modena, chiedo scusa, fu promosso il Modena. E la seconda volta è stato nella stagione 2002-2003, quando il Teramo disputò i playoff con la gestione Malavolta, sì. E però non arrivò a disputare la finale playoff, perse in semifinale con il Martina, quell'anno salì il Pescara e disputò i playoff. Presidente, questa è la terza volta, potrebbe essere quella buona? Ma noi oggi non ci dobbiamo pensare. Oggi dobbiamo pensare. Però a questo punto della stagione dovete pensarci. Io personalmente non ci voglio pensare, perché se io ci penso, dentro di me poi mi comincia un attimino a salire l'ansia, e quindi in questo momento io voglio essere tranquillo, riversare tutta la mia tranquillità alla squadra, all'allenatore e agli addetti ai lavori. Quindi oggi noi dobbiamo lavorare partita dopo partita, perché la squadra ci crede, e se ci crede la squadra è molto più importante che ci credo io, perché io ci credo e ci ho sempre creduto già prima che cominciasse il campionato, perché un presidente deve sempre credere alle vittorie, a degli obiettivi, perché senza di quelli, senza quel credere, non si raggiunge niente. Dal 1987 fino a prendiamo l'88, anzi, fino al 2008, l'anno del suo avvento alla guida, sì, del Teramo, quindi 20 anni di storia teramana, il Teramo aveva conosciuto due retrocessioni e due promozioni, sì, aveva festeggiato solo due volte. È vero, erano promozioni, una dalla D alla C2 e l'altra dalla C2 alla C1. Dal 2008, cioè l'anno in cui lei ha preso il, sì, Teramo dal fallimento, anzi dalla non iscrizione al campionato, sì, fino ad oggi, il Teramo ha vinto 4 campionati, praticamente l'ultimo, sì, può essere considerato come un campionato vinto.
abbiamo... Che cosa è cambiato? Ma non è cambiato niente, diciamo. Due campionati vinti in 20 anni, quattro campionati vinti in 7 anni. Che noi come gruppo societario non capiamo niente di calcio, quindi questo è risaputo, questo è notorio. E quindi vuol dire che è solo fortuna. Il fattore C conta. Conta tanto e fortunatamente ce l'abbiamo. È come quello di Sacchi, no? Sì. Sacchi si diceva che vinceva. Io non credo a questo, io credo che ogni società merita quello che programma, quello che fa, quello che investe e come si struttura. Su questo il Teramo dovrà crescere tanto ancora. Il prossimo anno ci saranno tante altre belle cose. Una società che deve essere ancora più perfetta e per poter, a prescindere se facciamo la C o la B. Dico questo perché già che lei mette su questa alternativa già interessante. Sì, ma su questa perché ripeto, se resto in C dopo aver fatto un campionato di questo livello, sicuramente l'anno prossimo quanto ci rimarrebbe male? No, perché io visto questa esperienza tornerei a casa e già dal dopodomani comincerei a programmare una C ai vertici. Poi può darsi secondo che... me lei ci rimarrà male anche se dovesse fare i playoff. Cioè non arriva primo, ma deve fare i playoff, lei ci rimarrebbe sicuro, male. Sicuro, però siccome... mi sbaglio? Noi non avevamo programmato questi risultati e questi successi. Avevamo programmato di fare un campionato di oltre la metà classifica, di raggiungerla prima possibile e poi fare questa esperienza, perché se noi andiamo a vedere chi c'è in quella società, ci sono io che professionisti mai fatti se non col Teramo, Vivarini ha fatto una parentesi, qualche ha allenato il Pescara in un certo periodo, però non è che però è un allenatore adesso. No, a parte, è un allenatore importante. Molto importante, credo che sia uno dei migliori. Qualche società di B ha cominciato a metterci sicuro, l'occhio addosso. Sicuro, e a me fa immensamente piacere, perché noi qui dobbiamo sfornare prodotti locali e dobbiamo essere fieri che i prodotti locali abruzzesi poi vadano ad allenare piazze molto più importanti. E Di Giuseppe non ha mai fatto se non nei dilettanti e poi con noi, quindi noi veniamo tutti quanti dal basso e questo era un anno per noi di un inizio di C1, visto e considerato dove stiamo, vuol dire che qualcosa di buono abbiamo fatto e sicuramente gli addetti ai lavori di Giuseppe Vivarini sono stati artefici, gli artefici di questo bel giocattolo. E quindi ripartiamo subito con degli innesti importanti in una squadra già molto importante, quindi per me quello è il, se non dovesse succedere niente di anormale, da lì si riparte per fare un campionato studiato. Ma lei si è mai fermato a pensare che uno come Romano Malavolta Junior, sì, con il gruppo che aveva alle spalle, quindi quando aveva, sì, ancora il gruppo Fudinvest alle spalle, sì, con il padre Aristide, sì, Romano Malavolta, per vincere un campionato ci ha messo dal 97 fino al 2002, ci ha messo 5 anni, lei ha vinto su. Ma... e ha vinto per 4 volte, quello è l'unico campionato che ha vinto Malavolta. Vuol dire che... con tutti i soldi che ci ha investito, ci ha messo, ma ci i ha soldi buttato. Che alla fine può darsi che Malavolta in quel periodo vendeva, acquistava e ce li rimetteva. Noi ripartendo dal basso abbiamo solo sborsato tanti soldi. Perché? Perché non è che puoi vendere un giocatore in promozione, in eccellenza, in Serie D o nei primi anni di C. Oggi va costruito un progetto diverso dove con un bel settore giovanile, con tanti ragazzi che noi dobbiamo andare a prendere dove bisogna prenderli, valorizzarli e poi può darsi che qualche società importante ce li possa chiedere e noi sicuramente se ci sono le condizioni li daremo.
Ma io penso che il calcio è questo, il calcio è intelligenza, il calcio è un'azienda, il calcio può darsi che il nome come nome conti poco. Noi abbiamo dimostrato che si fa calcio non spendendo, spendendo perché il calcio purtroppo, se tu vuoi Donnarumma o la Padula, costano tanti queste soldi. Queste categorie costano. E tanti altri. E quindi... Poi dei costi parleremo perché qualche domanda ce l'ho. Però io credo che il calcio deve essere razionale. Deve essere che al comando non ci siano tante persone, ma persone giuste. E che la società deve essere il perno per poter far calcio insieme a una struttura sotto. Io adesso gli ho preparato qualche sorpresa, nel senso che abbiamo parlato di Campitelli, lo vedete così come oggi, no? Presidente di una società di Lega Pro, senza fare un salto all'indietro di tanti anni. Torniamo al 2008 e guardate com'era Campitelli in quella che poi è una partita storica, perché la prima partita dell'era Campitelli si giocò a Roseto contro il Castelnuovo, campionato di promozione. Il Teramo vinse 3-0, 3-1. Prese gol? Mi sembra che prendemmo un gol. Guardate Campitelli a fine partita, com'era? Ci abbiamo le immagini, Se però una vittoria meritata, la squadra ha risposto molto bene, diciamo che siamo stati agevolati anche perché loro avevano un uomo in meno, però alla fine la squadra ha meritato ampiamente la vittoria, essendo anche una partita fuori casa ed essendo un Castelnuovo che punterà sicuramente in alto. Insomma. Si aspettava questo seguito, oltre 500 di forza arrivati da Teramo, grande euforia. Quello era Campitelli soltanto 7 anni fa, anzi meno, 6 anni e mezzo fa. Però ti devo dire che... Giocavamo fuori casa, una partita difficile, importante... Giocate col Castelnuovo, con tutto il rispetto. Sì, però, però ti dico, io avrei scommesso qualsiasi altro presidente che non conoscesse quei campionati, sicuramente noi lì ci arrabbiavamo anche su una vittoria perché volevamo fare meglio, ma in quel campionato, se non fai così, tutti stavano ad aspettare il Teramo perché in quel periodo, quando il Teramo andava in una cittadina, era una festa, ma per tutti, stadi pieni, gente ma si che... si riconosce lì, guarda. Come no, come no, lì ero... Cioè, hai i capelli ancora un po'. No, vabbè, i capelli... Non aveva gli occhiali. Non avevo gli occhiali. Era un po' più giovane. Era un po' più giovane, era un po' più pienotto, però... bei ricordi, li ricordo ben volentieri, abbiamo passato un bel periodo insieme. E questo per far capire che Campitelli non cambia mai, no. Perché Campitelli non vuole perdere, e non vuole perdere nella maniera più assoluta. Quell'anno il Teramo perse la prima partita, mi sembra di ricordare era l'8 dicembre, e perse a Nereto, campo neutro, con il Santomero. Perse la prima partita l'8 dicembre, dopo una serie infinita di vittorie, era primo in classifica, con un vantaggio incolmabile sulla seconda. Guardate come reagì Campitelli, perché quella che abbiamo visto prima era la prima vittoria dell'era Campitelli. Questa, la prima sconfitta dell'era Campitelli. Sentiamo come reagì a fine partita. Prima o poi doveva arrivare ed era logico, perché non è che si potesse vincere tutte le partite, però nel modo in cui è arrivato, in tutti questi esperimenti che il nostro mister nell'ultimo periodo sta facendo e che effettivamente non vanno bene, perché la squadra andava bene, l'abbiamo sballata nelle ultime 2-3 partite giocando con solo un centrocampista, non so quante punte, io la vedo in questo modo e quindi spero che le cose si rimettano al posto al più presto, ma non tanto per vincere o per perdere, per dare un'identità di gioco. Oggi giocavamo con dei ragazzi tutti 91 90 91, noi facciamo i professionisti, ci alleniamo mattina e sera, facciamo i professionisti a tutti gli effetti, e quindi
spero che la squadra questa sconfitta la rimetta su da dove gli compete, altrimenti interverrà la società, interverrà Luciano Campitelli, perché oggi non mi sono piaciuti in modo in assoluto, sia nell'atteggiamento e sia nel modo in cui si sono messi in campo. Quindi per me finisce qui, non voglio fare polemiche perché le polemiche non servono, ci rimettiamo, ci rimbocchiamo le maniche, ci alleniamo e da domenica riparte il Teramo. Ok? Per fortuna che non voleva fare polemica. Avete visto come ha reagito Campitelli alla prima sconfitta in un campionato iniziato, mi sembra, i primi di settembre o a fine agosto? Ed era l'8 dicembre alla prima sconfitta. Noi volevamo vincere tutte le partite perché avevamo una squadra importante che rispetto alle altre squadre, cioè noi quell'anno spendemmo circa 500.000 euro. Ecco, io volevo chiedere quanto costava quella squadra, bravo, quel campionato, 500.000 euro per un campionato di promozione, penso che è una follia. Che le altre squadre spendevano 80.000 euro. Ecco il perché Campitelli poi lì, sbagliando, ma con il tifoso che esce fuori, non si sono capite tante cose, ma in quel periodo noi avevamo una squadra molto molto importante e volevamo proprio non fare brutte figure, perché lì in quella partita non giocammo una buona partita. Sicuramente oggi quasi voleva cacciare l'allenatore, no, che era Valbruni, no. Poi ricordiamo, lì c'erano stati altri problemi durante la settimana, che oggi non mi metto a dire, ma non per colpa di Valbruni assolutamente. Certi giocatori pensavano di essere professionisti e quindi quella reazione non era per Valbruni, ma bensì per dei ragazzi che durante la settimana non si erano comportati bene. Lei arrivò a Teramo e dovette fare i conti anche con lo scetticismo, glielo dico chiaramente, dei giornalisti, noi giornalisti, nel senso che abituati a un malavolta, che poi ovviamente ha portato il Teramo dove lo ha portato alla fine, ed era una realtà quella teramana, che non voleva fare i conti con l'attualità, cioè col fatto che si dovesse giocare un campionato di promozione, sì, perché la si guardava come un campionato, no? E lei veniva guardato un po' in maniera scettica. Allora, il problema, e io spero che questo mio modo di fare, di essere, abbia maturato anche i teramani e i tifosi teramani. Dico questo non per presunzione, ma perché molte volte il prodotto fatto in casa non viene apprezzato per il suo valore, viene apprezzato l'arabo che non c'ha 5 lire in tasca, che viene perché è arabo, tutti lì ai suoi piedi. Voi lì in quel preciso momento non avete apprezzato l'imprenditore acqua e sapone, pulito, pieno di voglia di fare, e quindi non è stato apprezzato all'inizio. Quindi il tifoso teramano forse ha impiegato, penso, fino alla promozione in C, ma poi il tifoso teramano oggi... No, poi si è capito da subito, apprezza chi era Campitelli. Bravo, Campitelli, che... Luciano e Cimini Ercole, per i sacrifici che fanno, per quelli che stanno facendo e quelli che hanno fatto. A proposito di suo cugino, le racconto un aneddoto, poi andiamo in pubblicità. Noi con Malavolta eravamo abituati ad avere un titolo al giorno, ogni volta che Malavolta parlava, no? Adesso tutti hanno visto lo sfogo di Campitelli alla prima sconfitta. Al primo incontro ufficiale io tornai in redazione, allora collaboravo con il centro, e dissi al caposervizio, a Dino Venturoni: siamo a posto, ho trovato un altro che ci fa fare un titolo al giorno. Però io intendevo suo cugino, Ercole Cimini, perché dall'apparenza tra i due, quello un po' più vulcanico sembrava Ercole Cimini. Invece, dopo 7 anni, Cimini non ha fatto fare un titolo, Campitelli è uno che fa fare un titolo al giorno. Allora, perché poi Campitelli è quello dell'intervista del dopo Santomero Teramo. Sicuro, però dico che Ercole ha rispettato il suo ruolo,
lui è vicepresidente, e giustamente se è anche qui molto intelligente, se una società di calcio parlano tutti, alla fine diventa un grosso problema, perché lei è d'accordo col detto che nel calcio uno è poco e due sono troppi? Ma io penso che nel calcio non due sono troppi, ci vogliono anche quattro, anche tre, ma tutte persone serie che stanno al loro posto e che in quel momento esprimono un presidente, il quale deve essere lui a, per determinate cose, a esprimere quello che in quel momento bisogna dire, altrimenti si fa tanta e troppa confusione. Ci fermiamo per un attimo, la pubblicità, poi torniamo insieme a Luciano Campitelli. Eccoci qua di nuovo in compagnia di Luciano Campitelli. Poco fa ci ha detto che ha speso 500.000 euro per vincere un campionato di promozione. Sì. Come si fa a spendere tutti questi soldi per vincere un campionato che, adesso con tutto il rispetto per tutti, no? Noi per uscire dai dilettanti abbiamo speso tantissimo, ma se non troppo? Però ce ne siamo andati in fretta. Perché se poi comincia a stagnare... È un bagno di sangue. Un bagno di sangue. Quindi oggi la C è un bagno di sangue, la B sarebbe un attimino meno, però oggi anche la C è un bagno di sangue, perché sì, ad ogni società, quando si spende 2 milioni e 5, 2 milioni 4 e 50, come abbiamo speso noi quest'anno, ne mancano tanti, anche perché la Lega... Quanto fino, ha speso quest'anno fino ad oggi? 2,5 spenderemo. Alla fine? Sì. La Lega prima, fino a 2-3 anni fa, ad ogni società avevano degli introiti maggiori dalla Melandri, da tutto il resto, si arrivava a prendere una C1 sugli 800.000 euro. Quest'anno noi prenderemo massimo 500.000 euro. Quindi, come contributo. Quindi 2 milioni escono fuori dalla società, fuori in qualunque società, modo, sì, con le entrate, con gli sponsor, sì, con i soldi di Campitelli, sì, con qualunque, sì, cosa. Sì. Facciamo due conti, no, divertiamoci. Sì. Se dovesse andare in Inghilterra, una società di serie B prende... Ma come primo normale, anno... No, no, normale, 5 milioni di diritti televisivi. No, 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 4 milioni e 2, 4 milioni e 3, perché poi lì c'è il minutaggio dei ragazzi. Poi c'è il minutaggio, insomma, 5 però, milioni li prende. Ma dopo qualche anno... Il primo anno prende la metà. 2 milioni, 2 e, 3, milioni 2 e 4. 4 2 sì, milioni e mezzo. Perché? Perché c'è il paracadute per chi retrocede. Bravo. Quindi diciamo che andare in B, lei prende il primo anno, prenderebbe 2 milioni e mezzo... Se le cose vanno bene, si salva, quindi in due anni si mette in tasca qualcosa come 7 milioni. Il primo anno? No, il primo e secondo anno, no, se si salva. No, no. Se non si salva, no, il primo, 5 milioni in due, no, anni. Il primo anno, non mi sembra un cattivo affare. Assolutamente no, sicuramente andremmo a rimettere tanto meno soldi rispetto ad oggi. Quindi, oggi veramente... Oggi è dura, però... Credo che la B sia anche importante per un altro motivo, che hai a stretto giro la A, e quindi anche se hai dei ragazzi bravi come noi ci abbiamo, c'è la possibilità che dalla B possano fare il salto di qualità in Serie A. Quindi quello è un altro punto cruciale per una società tipo la nostra. Però andremo a fare budget intorno ai 4 milioni, 4 milioni e mezzo, e sicuramente dovremmo fare una squadra per salvarci. Senta, il Parma fallisce? Io non parlo delle altre società perché... Però lei è interessato. Sicuro, però... Nel senso che la Padula, che è un giocatore del Parma, se la società emiliana dovesse fallire, la Padula diventerebbe un giocatore del Teramo. Sicuramente non mi sembra roba di poco conto. Sì, però il male verso gli altri io non lo auguro a nessuno, anche se ognuno il suo male se lo procura da solo. Quindi anche il Teramo c'è passato. Lì qualcosa hanno sbagliato, perché avranno sbagliato, e noi
c'è questa possibilità, però aspettiamo e poi si vedrà. Se cosa... per un giocatore come Melchiorri il Cagliari ha offerto all'ultimo mercato 2,5 milioni di euro, quanto potrebbe valere un giocatore come la Padula o uno come Donnarumma, per esempio? Non lo so. Possiamo dirlo, perché in questo momento non sono giocatori di proprietà del Teramo. Uno è del Parma, l'altro è del Pescara. Beh, uno è del Parma e l'altro lo ha preso il Pescara, ma credo che sia del Teramo. Quindi, in che senso? Scusi, perché, perché sì, cioè è stato preso è stato tesserato col Pescara, ma è solo di passaggio col Pescara, quindi, ma poi tra noi e il Pescara non ci sono di questi problemi. Però quello è un giocatore il che giocatore vale soldi, ha un triennale con noi e il Pescara, quindi però non ci sono, ripeto, non ci sono di questi problemi. Il prossimo anno dove giocherà Donnarumma? A Teramo. Sicuro? Al 1000 per 1000. Se poi noi resteremo in C e il Pescara lo vorrebbe in B, poi se si non ci sono nessun si raggiunge tipo di problema, un accordo, vuol dire no. Che un accordo lo troveremo senza problemi, quindi, ma se dovesse essere la stessa cosa resta a Teramo a tutti gli effetti. Quindi in B Donnarumma giocherà a Teramo? Ma sicuro. Questa è una notizia. Perché... Ma sicuro. Poi tra di noi... Lei con Sebastiani per esempio ha un ottimo rapporto. Ma non ci sono problemi, c'è tra di noi, ripeto, Sebastiano, di Giuseppe, quindi non c'è nessun tipo di problema, perché io posso anche tesserare tutti i giocatori al Pescara, ma se tra di noi c'è una parola, la parola rimane, quindi tra di noi non c'è problema, perché sono delle persone, le persone serie ci sono, sia per quanto riguarda noi che il Pescara, e non ci sono problemi. Ci sono problemi di invidia e gelosia all'interno dello spogliatoio nei confronti di Donnarumma e la Padula? Assolutamente no. Perché hanno una visibilità differente, oppure tutti sono riconoscenti molto a questi due giocatori che stanno praticamente trascinando il Teramo? Loro sono molto intelligenti, perché senza il gruppo loro oggi non potevano fare quello che stanno facendo. Dico di più, loro sono super bravi, però senza una società, senza una squadra dedicata a loro, sicuramente Donnarumma e la Padula in un'altra società forse avrebbero segnato meno. Si trovano bene insieme, anche questo è da mettere in conto, che può darsi che se si scoppiano non danno lo stesso risultato, quindi sono tante piccole cose a creare questa coppia così importante. Allora, Purici Graziani, tu te li ricordi perché te li ricordi, insieme hanno fatto cose stratosferiche. Gemelli del gol. Ecco. Io volevo invece fare un altro parallelo, sì. Perché prima abbiamo parlato del Teramo 74-75 e del Teramo 2002-2003. Sì. Queste due squadre erano caratterizzate anch'esse da una coppia di attaccanti importanti. Sì. Il Teramo 74-75 era caratterizzato dalla coppia Chiodi-Pulitelli, sì. Con uno dei due Chiodi, scomparso qualche anno fa, che poi è andato in Serie A e ha giocato col Milan, con la Lazio. L'altra coppia d'attacco era quella formata da Pepe e Motta. Di questi due, uno solo è arrivato in Serie A, Pepe, e c'è ancora. Però Pepe non segnava, era più un esterno, però, quindi sì, era forte, giocatore, però non era una punta. Tra Donnarumma e la Padula, chi finisce in Serie A dei due? Io credo che... Io la mia idea ce l'ho, però... Che hanno delle caratteristiche diverse, uno per un senso, l'altro per un altro senso. Io credo una cosa, che sta coppia è fortissima perché hanno proprio delle caratteristiche talmente simili per poter giocare insieme, che non lo so se loro si scoppiano cosa potranno succedere. Io li vedo molte volte quando gioca a Bucchi, che sia l'uno che l'altro, con caratteristiche diverse di Bucchi, che è più centravanti statico e quindi che fa salire la squadra, e quindi si gioca in un modo, che quando invece loro ripartono in contropiede
c'è differenza, quindi bisogna vederli anche fuori da questo schema. Io penso ho la mia idea, secondo me per i due la Padula finisce in Serie A. Ma io spero che ci possano finire tutti e due perché hanno caratteristiche diverse. Ci divertiamo un po'? Sì. È vero che lei è scaramantico? Beh, questo è vero. Ma è scaramantico a livelli proprio... A livelli un po' grossi. Che cosa fa? Non te lo dirò mai. Quelle sono cose che so solo io e manco la mia famiglia lo sa, quindi sono cose mie, e specialmente in questi 16 risultati consecutivi ci sono tante cose. Lei durante una partita, se il Teramo non segna, è vero che non solo cambia posto 4-5 volte, ma addirittura cambia settore dello stadio? Molte volte lo faccio, però quando la cosa è no, poi quando molte volte sei fortunato, cioè la scaramanzia ognuno di noi ce l'abbiamo, nel calcio un attimino ce n'abbiamo di più. Domenica all'Aquila io ho fatto, siccome abbiamo voluto metterci dalla parte dei distinti, e quindi lì eravamo solo noi perché i nostri tifosi erano in un posto, diciamo, sigillato, e allora noi eravamo io, Ercolino, Di Giuseppe e Scacchioli, ne eravamo solo quattro, e purtroppo non mi ero accorto che ho camminato tanto, perché andavo di qua e di là perché per paura che potevo avere un po' di sfortuna. A un certo punto fine partita ero quasi morto. Ha fatto più chilometri lei che sicuramente chiama Dio in mezzo al campo. Ma non me ne ero accorto, perché purtroppo metti che prendi il gol perché non facevi quel movimento, ed era un macello, perché poi anche il povero Scacchioli molte volte io gli dicevo dove doveva andare perché volevo segnare, e purtroppo noi siamo... È vero che una volta la stavano per cacciare da San Siro? Sicuro, ti ricordi quando andammo a vedere Inter Udinese Eto'o? Perché lei è tifoso dell'Inter. Sì, ero tifoso dell'Inter perché Eto'o non toccò manco una palla e prendeva 12 miliardi l'anno. Io ricordo che lei insultava Snyder e poi Snyder fece gol. Fece gol, ma non aveva toccato una palla. Quindi io ero il vero tifoso. Ho capito. E tu no, perché leggevi Snyder. Snyder, se guadagna tutti quei soldi, per me deve correre tanto. Dovette cambiare posto, però. Sì, perché mi si avvicinò un tifoso interista che disse: scusi, ma lei... che io sono dell'Inter e mi piace fare. E insultava Mourinho e i giocatori dell'Inter. Sì. Però mi risulta che insulta anche quelli del Teramo durante. Ma lì per altri motivi. Ti ci stai abituando anche tu. Ti ricordi in casa contro Bucchi, fece quel cross di Matteo Bucchi di testa che è favoloso. Le piace Bucchi come giocatore? Come no, ma mi piace come giocatore e anche come persona. Qual è il giocatore che lei ricorda con più affetto di tutti quelli che ha avuto dal 2008 ad oggi? Allora, diciamo, Horta è stato uno di quelli di cui sono stato più affezionato. Io me lo sarei tenuto tuttora, però poi tu sai benissimo che gli allenatori, ognuno... hanno le loro idee, bisogna anche poi rispettarle. A questi livelli Horta, con tutto il rispetto, sì, però signor poi, giocatore, però farebbe fatica, però magari come spogliatoio, ma ognuno di noi possiamo avere un debole, anche sui figli. Tu c'hai uno, due, tre figli e può darsi che con uno c'hai più feeling, ma non perché poi non vuoi bene all'altro, però caratterialmente può darsi che ti ci trovi meglio, perché forse ti dà ragione, e l'altro è un po' più ribelle e quindi ti trovi un po' meno quindi bene caratterialmente. Quindi il giocatore a cui più legato è quello che al quale ha voluto più bene. Ma pure ad aprile ho voluto tanto bene. Il suo primo acquisto, mi sembra. Massimo, per me è stato il suo primo acquisto. Sì, il mio primo acquisto, e lo feci in mezzo alla piazza, e lo facemmo dentro una banca all'Unicredito. Si sono un po' guastati. Ma non si sono guastati, diciamo che
lui ha fatto una scelta, è un ragazzo, e giustamente, siccome i giovani molte volte devono crescere, sicuramente Massimo è una persona che stimo tuttora e che... Il fatto che lei lo abbia ricordato adesso avrà, però fa pensare... Avrà successo nella vita perché è una persona intelligente. Persona seria. Sì, quindi a prescindere un rapporto. Io con tutti gli allenatori che oggi sono passati sulla... che fino ad oggi sono passati... La prossima domanda sulla panchina. A quale allenatore è più legato? Ma diciamo, posso dirti... Balbruni per la simpatia che ci lega e perché in quel preciso momento lui, con tutta la sua esperienza che aveva in quelle categorie, è riuscito a darmi la prima vittoria della mia era. E poi Cifaldi, perché lo stimo come uomo tantissimo. E per fortuna che lo hai esonerato. Ma l'ho esonerato anche lì. Però lì l'ha pagata a caro prezzo, quello è stato un errore. Non lo rifarei, ma io invece lì alla fine ero soddisfatto di me stesso, perché ecco lì una società giovane, io impulsivo perché assatanato di vittorie. Stiamo parlando del campionato, per chi non lo sapesse, il campionato di Serie D, il Teramo era primo in classifica. Aveva un discreto vantaggio sul Rimini, mi sembra, che era secondo. Dopodiché questo vantaggio andò ad assottigliarsi e dopo una sconfitta... Non fu una sconfitta, erano parecchie partite che il Teramo stentava molto, i giornalisti pressavano... Non dica che la colpa è dei giornalisti. No, la colpa è sempre mia. Perché i giornalisti, quando è arrivata la notizia che aveva esonerato Cifaldi, quasi tutti dissero: è pazzo, questo è matto. E presi a Mazzalorso, perché lì si pensava che noi potevamo vincere il campionato. Il suo amico le disse: ci pensi, pensaci questa notte. E lei non ci pensò. Io non ci pensai perché ho visto una squadra. Ho chiamato delle persone intorno alla squadra per capire, e quindi questi che sono stati loro alla fine a dare il giudizio finale su Cifaldi. È convinto che con quel gesto lei ha perso un anno? No, perché io credo, con tutto il bene che ho per Cifaldi, che quell'anno non avremmo vinto lo stesso il campionato, perché poi... lo avevamo rimesso, perché poi si era creato un entusiasmo quando tornò Cifaldi e quindi vincemmo a San Benedetto, cioè vincemmo sempre. Quando poi dovevamo chiuderla, la partita alla fine, dove col Rimini noi salivamo senza problemi, avevamo 2 risultati su 3, 10 contro 9, alla fine perdemmo la partita in casa. Quindi vuol dire che quell'anno era quel destino. Due campionati che lei non ha vinto, l'altro è quello perso in finale con l'Aquila ai playoff. Sì, però con primo anno di Serie C, Lega Pro, sì. Nemmeno Malavolta era riuscito a fare la finale playoff, anzi, al primo anno non fece nemmeno i playoff. Io quella squadra fu costruita all'inizio come prima volta che io personalmente affrontavo i professionisti. Cappellacci non fu mai soddisfatto di quella squadra, alla fine quella squadra arrivò lì, però quando non c'è la convinzione dell'allenatore, il direttore sportivo pensava in un modo, cioè quell'anno non fu un anno... Un attaccante diverso da Olcese, il Teramo andava in prima divisione l'anno prima. Lì forse Luciano Campitelli nella gestione degli acquisti è stato un po' ai margini. L'anno dopo Luciano Campitelli, io in quell'anno, anziché avere 3 attaccanti forti, ne avevo 5-6 che costavano alla fine più di 3 forti, io avrei preferito 3 forti
come ce li ha adesso. Okay. L'anno dopo ho preso in mano più io la situazione e quest'anno a livello di punte ho preso io in mano la situazione. Quindi gli attaccanti li sceglie lei. Io voglio il resto della squadra perché gli attaccanti sono indispensabili. Vedi Icardi domenica, se Icardi col Cagliari non si inventava quell'euro gol, l'Inter avrebbe perso anche a Cagliari perché gli stavano mettendo sotto. L'Inter, quindi, c'è un allenatore in panchina. Gli attaccanti per una squadra sono indispensabili. Tolto Vivarini. Sì. Qual è l'allenatore che l'ha fatta divertire di più? Tolto Vivarini a livello di calcio, chi mi ha fatto divertire di più? Devo dire in primis Vivarini, tolto Vivarini. Con Vivarini a prescindere tutto, a prescindere che fu 2 anni fa, abbiamo avuto un calo perché secondo me il calcio vero di Vivarini è il 4-2-4, 4-2-3-1, però un 4-4-2 dove gli esterni attaccano tanto. E se in mezzo al campo non prendi parecchi ricambi, per come gioca lui, poi ci sono naturali. Però tolto Vivarini. Tolti Vivarini, devo dire il primo Cappellacci, perché Cappellacci fa un gioco un attimino diverso, un attimino più di possesso palla, però per me è più noioso rispetto a un calcio che oggi Vivarini ci fa vedere anche con il 3-5-2. 5-3-2. Che però è un 5-3-2 che fa anche male. Che un aggettivo male. Intelligente. Bravo. Nel senso che è un allenatore che non adatta i giocatori al suo schema di gioco. È un allenatore che adatta il suo gioco ai giocatori, sì, che ha, sì. E con questo Teramo funziona così, molto, un molto, po' come, molto. So che stiamo parlando, sì, tra interisti, oppure tra un interista e, sì, un ex interista, come faceva Simoni all'Inter con, sì, Ronaldo, sì, che adattava. Io Ronaldo butto la palla davanti, quello prima o poi il gol lo fa. Però era un gioco bello, se ben ricordi, perché, sì, aveva Moriero a sì, destra, però c'era Ronaldo davanti, sì, buttavi la palla lì, era gol. Senta, l'obiettivo principale di quest'anno, al di là dell'aspetto sportivo, quindi della vittoria del campionato, sì, eventuale, qual è? Quello di vedere finalmente quello stadio con tanta gente dentro? Quello stadio sta crescendo di domenica in domenica e si sta creando un interesse importante. Mi si sono avvicinate tantissime... tanti imprenditori che lo so, Presidente, ma lo sa che quando si vince poi è... sì, ma è così. Allora il carro dei vincitori è sempre pieno. Ho capito una cosa, Alfredo, quando faceva la promozione non mi sembra che tutti questi imprenditori no, però, facessero a botte no, per venire, però a... dico che il campionato che tu vai a fare lo devi fare sempre con una squadra che deve vincere, forse non tutte le partite, forse 3 partite ne perdi e 2 ne vinci, perché il tifoso se non vede qualche vittoria sicuramente allo stadio non ci viene volentieri. Questo succede dappertutto. Ma su questo è che noi dobbiamo essere bravi, quindi anche... in Serie C, se sali ancora, devi fare sempre una squadra che le partite li vuole vincere, che fa di tutto per vincerle, per creare quell'entusiasmo che è l'anima, che poi se tu acquisti 2 giocatori ma li fai di incassi alla fine quei 2 giocatori va benissimo, quindi questo è quello che bisogna fare. Mancano meno di 2 minuti, sì, alla fine. Questo è facile facile. Il giocatore che non riprenderebbe mai, forse abbiamo la tua risposta qualche minuto fa. Allora, il giocatore che non riprenderei mai, diciamo che
diciamo che li riprenderei tutti, ma è anche offensivo, quindi per me dire Tizio, Caio, Sempronio, se noi diciamo che in quella partita con l'Aquila chi si mangiò quei due gol solo di fronte al portiere, forse non riprenderei per quel motivo. Però, no, mica perché è una però, persona, no, bravo, giusto, quindi, per, solo perché... Sì, sicuro, quindi lì, se ti ricordi, Olcese si mangiò due gol, proprio che forse o io o tu da fuori pensavamo di vederla dentro, come domenica il tiro di La Padula io pensavo che entrasse, quindi però domenica forse le punte... con quel campo che ci ha dato tante difficoltà avevano le cartucce un attimino scariche, perché nella normalità su tre occasioni di quel livello una entrava. L'ultima, quanto è bello sognare in questo momento? Ma se tu a una persona gli togli il sogno, gli hai tolto tutto. Io ti ripeto, cerco di non sognare sul Teramo, perché mi metterebbe un'ansia di quella cosa che poi, se non dovesse accadere, ti fa stare troppo male, perché purtroppo il calcio a me mi fa stare molto male quando le cose non ti programmi una cosa e poi non succede. Ma la volta quando vinse il campionato di C2 portò tutti ai Caraibi. Sì. Vacanza. Lei che farà? Ci compro due giocatori anziché andare tutti ai Caraibi. Grazie, grazie al te. Presidente del Teramo Luciano Campitelli, grazie in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.